Rebonjour à tout le monde. Leçon 59. Les comparatifs. Comment est-ce que on fait des comparaisons en français? Il y a trois types de comparatifs en français, trois constructions, et les voilà. Allora, sono tre i comparativi in francese. Quelli di qualità, quelli di quantità, ed infine i comparativi di azione, che saranno i più semplici perché si mettono in paragone due verbi, due azioni, ok? Comparativi di qualità, si paragonano due aggettivi qualificativi o due avverbi, come c'è quello di maggioranza, di minoranza, di uguaglianza, chiaramente. La costruzione è abbastanza simile all'italiano, per fortuna. Più si dice più, plus, aggettivo, poi dovete mettere oppure un avverbio, e la grande differenza dall'italiano è che, d'accordo? Io sono più alto di te, diciamo in italiano, guardate come lo diciamo in francese. Je suis plus grand que toi. Che è la grande differenza, perché sennò la costruzione della frase è simile. Meno si dice moins, sempre seguendo lo schema, mettete un aggettivo oppure un avverbio, e nuovamente il che, e cioè tu es moins rapide que. Moi, tu sei meno rapido di me, dicono in italiano, invece in francese, che me. Tu es moins rapide que moi. Quello un po' più complicato è quello di uguaglianza, perché si deve mettere, seguendo il medesimo schema, la parola aussi. Aussi, più aggettivo o avverbio, e que. Che vuol dire? Ho fatto un altro esempio. Nous sommes aussi studieux que vous. Noi siamo studiosi tanto quanto voi. Quindi la costruzione della frase è la stessa, solo che anziché plus o moins si deve mettere aussi studieux que vous, aussi quello che vi pare. Elle est plus paresseuse que lui, ne ho fatto un altro di maggioranza, ok? Per dirvi che cosa, perché ne ho fatto un altro, questo è un pronome tonico, ok? Vedete di nuovo, ne abbiamo parlato in lezione 4 e in lezione 21, se non ve li ricordate andateveli a riguardare, quando è che si usavano. L'ho scritto qua. Ricordate che dopo il che ci vanno i pronomi tonici, che sono moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux e elle, così come dopo i presentativi oppure dopo le preposizioni semplici che avevamo visto in lezione 21, a, pour, avec, sans, chez, eccetera. Quindi vanno usati questi come secondo termine di paragone, ok? Io sono più bella di te, sarà toi di te. Siamo più intelligenti di loro, sarà questo qui. Ricordiamocelo che dopo il che ci vanno i pronomi tonici per esprimere il secondo termine di paragone se è un pronome. Le eccezioni sono simili all'italiano, quindi andrò velocemente. Meilleur, pire, mieux. Migliore, peggiore, meglio. Sono irregolari. Quelli di, anzi, scendo giù, scusate, salto quelli di quantità e vado a quelli di azione perché sono veramente facili. Le comparative d'action, si paragonano due verbi. Di nuovo c'è plus, di nuovo c'è moins, o sì, che avevamo visto prima per quello di uguaglianza, diventa autant. Attenzione, l'ho messo in rosa proprio per evidenziare l'unica difficoltà che c'è. Paragonate due verbi, quindi mettete un verbo e poi mettete che. E cioè a dire, je mange plus que toi, io mangio più di te, in italiano, je mange plus que toi, en français. Vous travaillez moins que nous, voi lavorate meno di noi. Meno che noi, francesi, dicono nous lisons autant que, noi leggiamo tanto quanto loro, e come vedete è un pronome tonico, e come vedete un'altra cosa, c'è un apostrofo al che, laddove ci fosse una parola iniziante per vocale o per H muta. Comparativi di azione facili, ricordiamoci autant per l'uguaglianza però, eh? Comparativi di qualità facili a loro volta, abbiamo letti prima. Comparativi di quantità, appare questa parolina de. Ho introdotto l'argomento così. Ricordate gli avverbi di quantità? Beaucoup, trop, peu, assez, cioè molto, troppo, poco, abbastanza. L'abbiamo visti in lezione 40. Se non li ricordate, andate. Tutto collegato. Tutti questi avverbi di quantità volevano un de dietro. Si diceva io mangio molta carne, je mange beaucoup de viande. Tu leggi troppi libri, tu lis trop de livres.
Voglio poco zucchero, je veux peu de sucre. Per domani ho abbastanza compiti, pour demain j'ai assez de devoir. Quindi, essendo qui l'argomento comparativi di quantità, riappare questo de, lo vedete? Plus, che abbiamo visto prima, diventa plus de, moins de, e uguaglianza autant de, di nuovo l'autant. Eh? Autant è per quelli di quantità e di azione, per quelli di qualità, visti prima che stanno sopra, è aussi. In mezzo c'è chiaramente un nome, un sostantivo, visto che stiamo paragonando delle quantità, saranno dei sostantivi. E questa è l'unica parte più difficile, secondo me, perché potete dire que de, se poi dopo c'è un altro nome, se state paragonando due quantità. Se state paragonando due quantità, la parolina de, che indica le quantità, sta in entrambi i, come si dice, a sinistra e a destra. Perché si dice, per esempio, mettiamo questa qua, je mange autant de viande que de poisson. Non sto riuscendo a annerire. Ci rendiamo conto che sono due quantità, tanta carne, autant de viande que de poisson. State mettendo a paragone carne e pesce, quindi due quantità. Quindi il de è doppio, è davanti a entrambi i sostantivi. Ma se invece paragonate una quantità rispetto ad un'altra persona, rispetto a un secondo termine di paragone, il de scompare. Je mange plus de viande perché è una quantità, che toi. Toi è un secondo termine di paragone, non è un'altra quantità. Infatti è questo. Eccolo qua. Che più secondo termine di paragone. Leggiamoli tutti per cercare di comprendere meglio. Chez moi, j'ai plus de livres que de DVD. A casa mia, io ho più libri che DVD. Sono due quantità, quindi c'è il de sia qui, dopo il que. Nous buvons moins de coca que d'eau. Noi beviamo meno Coca-Cola che acqua. Moins de è una quantità. Che de sarebbe però l'apostrofo perché poi c'è il vocale, è un'altra quantità, Coca-Cola e acqua, stiamo paragonando due quantità. E poi la frase che già vi avevo letta, je mange autant de viande que de poisson, mangio tanta carne quanto pesce, stiamo paragonando carne e pesce, due quantità, quindi due volte de si deve riesprimere. Ma se invece la seconda, il secondo termine non è una quantità ma è un termine di paragone rispetto a qualcun altro, je mange plus de viande que toi, allora a quel punto il de va via perché questa non è una quantità. Ok? È più complicato quello di quantità, vi dovete ricordare che c'è sempre il de. Quando c'è una quantità in francese quasi sempre c'è il de, ok? Sia qui sia negli avverbi di quantità che avevamo visto alla lezione 40. E se paragonate con un'altra quantità, qui dove sto annerendo, servirà, occorrerà un altro de. Viceversa, se state paragonando una quantità rispetto a qualcun altro, allora no, allora non servirà più. Quelli di azione sono facili, quelli di qualità anche, e ricordiamoci che cambia. Uguaglianza per i comparativi di qualità è aussi. Uguaglianza per quantità è autant, de. E uguaglianza per i comparativi di azione è di nuovo autant. Riassumo per la millesima volta, e cioè a dire che l'unica difficoltà di questi comparativi sono o sì per l'uguaglianza se paragonate le qualità, autant, azione e quantità, sempre per l'uguaglianza. E poi l'altra difficoltà è appunto questo de che appare nei comparativi di quantità da tenere bene a mente. Ok? Perché se no la costruzione della frase è simile all'italiano, io sono più alta di te, je suis plus grande que toi, somiglia abbastanza a differenza dell'inglese che è piuttosto complicato, diverso. Allora, nous sommes à la leçon numéro, je ne sais pas, 59. La prochaine fois ce sera la leçon 60 et ce sera une leçon de conjugaison. Nous apprenons l'impératif prochaine fois. À bientôt.